compresse, sciroppi, creme, integratori. In farmacia c'è un prodotto per ogni malessere, ma spesso, presi dalla frenesia dell'acquisto, ci dimentichiamo di pensare al portafogli. Qui abbiamo praticamente un noto antinfiammatorio antidolorifico, 12 compresse 200 mg, e qui abbiamo il suo analogo equivalente, stesso numero di dosi, stesso dosaggio. Il prezzo delta è circa il 20%. Siamo entrati in alcune farmacie del centro di Milano e abbiamo iniziato una vera e propria contrattazione. Questo costa 13,95. Cioè, non c'è qualcos'altro che costi meno di questo? Preferisco curarmi in un certo modo e spendere in un certo modo, piuttosto magari prendo, non so, un aperitivo in meno. Insomma, sulla salute non si risparmia, il consiglio del farmacista. Ma sarà davvero così? Vuol dire scarsa professionalità il fatto di dare sistematicamente il prodotto che costa di più. Si dovrebbe partire con la miglior risposta al miglior prezzo possibile. Per aumentare il prezzo di un farmaco il cui brevetto è scaduto basta davvero poco. Il modo per poter ottenere un prezzo maggiore è quello di rimettere a posto il prodotto, cambiare la confezione, aumentare o diminuire la dose e cambiare il numero di compresse o di fiale. Gli italiani sono diffidenti verso i farmaci generici, hanno lo stesso principio attivo del farmaco di marca, ma il loro prezzo è stabilito dallo Stato. Il paziente risparmia dal 20 al 30%, ma li usa solo uno su quattro. Nel 2015 più o meno gli italiani hanno pagato 1 miliardo di euro per queste differenze che in realtà non hanno nessuna ragione d'essere. Chi sono gli utilizzatori di farmaci fondamentalmente? Sono persone anziane, hanno molte scatolette, hanno molti prodotti da prendere durante la giornata e il colore della scatola, il colore della pastiglia aiuta a avere un piccolo calendario mnemonico. Sul farmaco da banco è chiaro che lì entra la pressione commerciale, non aumenta il consumo, ma fa virare il consumo su quel logo, su quel marchio.